Buongiorno a tutti dal vostro milanista Pacio. Finalmente, 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 per tre volte, finalmente, torniamo a vedere un Milan che ci dà gioia. Tre partite contando poi quella con la Juventus, 6 gol fatti. Uno subito, media da scudetto questa. Questa è una media da scudetto. Ovviamente il Milan non è da scudetto. Questo è chiaro, non è da scudetto il Milan, però questa interpartite si iniziava la stagione da quando abbiamo ripartito il campionato di Mira e tra i primi posti. Comunque, questo non toglie che comunque nel primo tempo sì, abbiamo un pochino sofferto la Roma, ha fatto un pochino di più la Roma, ma il Milan nel secondo tempo ha vinto di forza, di mentalità e di brillantezza. Il Milan questi fattori l'ha dominata nel secondo tempo, di più nella parte finale, perché comunque c'è stato il calo della Roma. La Roma ha due partite, questa era la seconda partita che faceva dopo il rientro in Milan, questa era la terza, quindi in Milan due partite in più ce l'ha, quindi ha più forza magari rispetto alla Roma, e c'era da lamentarsi. Lo so, il Milan ha vinto, ma io mi lamento stesso. Quello è l'ora sbagliato per fare partire una partita. 30 gradi dicono a Milano, il sole batteva. Alle 17 e un quarto il sole batte ancora. Avete fatto in modo che il campionato iniziasse in maniera di sicurezza, pure per il coronavirus, ma pure per il fattore caldo, che in estate il caldo si fa sentire, è una cosa proprio inibile per un atleta, per un calciatore. Fare una gara o fargli fare una partita a quell'ora. Questo è stato un orario sbagliato. Spero non si riprenda più una cosa del genere con la Lega Serie A. Comunque, devo farmi i complimenti al Milan. Si è fatto gioire di nuovo, ha fatto una partita attenta, anche se un po' abbiamo sofferto la Roma. E Rebic, che ti dico, Rebic, ci ho pizzicato, ci ho dato quel colpo di grazia contro la Juventus, definendoti kill per quell'entrata. Lecce Mina, ti ho fatto degli elogi, se non sbaglio ti ho dato pure del migliore campo. Oggi non c'è stato il migliore campo, nonostante il gol. Hai fatto un po' una partita sottotono, ma nel secondo tempo insieme alla squadra si è uscito fuori. Partita magari si è mezzo 7, va bene, contando il primo tempo si è mezzo, io penso, non so se è corretto il volo, io non sono uno specialista dei voli, quindi complimenti Rebic. Complimenti che sei un'altra partita non perfetta, buona. Stai giocando davvero bene in quest'ultimo periodo, in quest'ultimo della ripresa. Un Milan che, se vuole crederci, deve ora assolutamente vincere, perché con la spalla si può vincere. Poi abbiamo Lazio, abbiamo il Napoli, abbiamo la Juventus, abbiamo delle partite in tour de force da vincere. Speriamo in bene che ci riusciamo. Complimenti, sono davvero contento di questa Milan, speriamo che continui così. I gol li ha fatti, la partita è andata così. Nel secondo tempo, canto di gol, Milan passa in vantaggio. Rebic poi segna. Milan che rispetto a quando era prima della quarantena, il Milan non era così. Magari il Milan questa partita andava pure a perdere contro la Roma. Quindi sono davvero contento. La prossima partita ora sarà, ripeto, contro la Spal, l'1 luglio, che comunque è la data da definire. Non so se è la data, ma penso di più l'orario sarà da definire, no, ancora, quindi non vedo l'orario. Il prossimo video uscirà
il giorno prima della partita, quindi domani uscirà il video, poi partita di Milan Spal. Speriamo in bene. Dobbiamo assolutamente vincere la partita anche a Spalmina, siamo in trasferta. Il video finisce qua. Vi invito a mettere un like, un commento e condividere questo video. E sotto qua iscriviti, iscrivetevi per favore. Supportatemi con un'iscrizione, è gratis, non costa nulla. Vi chiedo questo favore. Poi se volete entrare nel mio canale, in alto accanto iscrivetevi, c'è il simbolo della campanellina, clic nella campanellina, così in modo che quando io pubblico un video vi arriva la notifica. Passate nelle mie pagine Facebook, Instagram, il mio Instapazio, se volete su TikTok, il mio Instapazio official, e se volete passare nel mio secondo canale, canale di gaming, Undergaming96, metto il link in descrizione se volete passare pure sei grado e né bene né male, forza mia, forza Italia, ci vediamo in un prossimo video. Un saluto dal mio Instagram, ciao a tutti.